Effettivamente siamo un po' in ritardo rispetto all'orario che avevamo dato di questa diretta 12:30, però insomma gli aerei, una cosa e l'altra, io credo, Ritardi. insomma è normale, insomma. Poi comunque in ogni caso gli amici ci stanno aspettando. Emma Marrone, qui di fianco a Buongiorno. me, buongiorno a tutti, siamo in diretta in questa video chat per La Stampa all'interno della sede di Via Marenco qui a Torino e naturalmente staremo con lei dove io in questo caso non farò altro che fare da messaggero in pratica alle, queste qui sono solo alcune, ve la voglio far vedere solo alcune delle domande che avete mandato e queste riguardano più o meno la prima mezz'ora da quando abbiamo aperto il flusso di domande per Emma. Arrivano da tutte le parti, però c'è la prima che mi piace troppo e che, con la quale voglio cominciare, che voglio farle perché arriva ed è divertente il tono del messaggio, ma soprattutto ciò che ha detto da una suora. Una suora. Ciao Emma, io sono una suora messicana che da diversi anni abita in Italia. Vorrei chiederti da dove tiri fuori quella grinta e passione, te lo dice una suora, che ti caratterizza e a chi ti ispiri quando scrivi le tue canzoni. Continua così come sei e quando avrai il desiderio di venire in Messico sarai benvenuta. Sono certa che il mio popolo, i messicani, ti accoglieranno a braccia aperte. Io andrei in Messico adesso. Vabbè, non lo so dove la tiro fuori. Sono contenta di quello che faccio, sono sempre stata e Sei quindi sempre stata così, sarà diciamo, sempre ecco. stata così comunque, a prescindere dalla musica, qualsiasi cosa faccio nella vita la faccio sempre con passione e grinta, anche un Impegno. piatto di spaghetti, cioè ho Infatti. bisogno della giusta grinta per dire. Ed è vero, io che ormai da qualche annetto la conosco vi posso garantire che è così. Continuiamo e lo facciamo con altre domande. Cara Emma, naturalmente è giusto anche dire da che parte vengono queste domande. Prima si trattava di Suor Susanna per l'esattezza. Stefano 1, questo è il ragazzo che manda la domanda. Cara Emma, voglio farti i complimenti perché sei una grande donna, ti stimo molto, ti sei dimostrata sempre molto forte e tosta, ma qual è la tua più grande paura? In bocca al lupo per tutto. Ma credo che la mia più grande paura, a partire dalle lette grandi, è la morte. Vabbè, questo è chiaro. La vita comunque Però è strano che, insomma, la paura della morte è solitamente qualcosa che attiene a persone che nella vita hanno superato i 50 anni, 60 anni, si comincia magari a pensarci un pochino più no, fortemente. ma non è che Ma da una vivo, ragazza no, così giovane. beh, non è che vivo pensando che devo fare mortise, che vivo pensando alla morte, però se devo dire la cosa che mi potrebbe fare paura nella vita è non poter vivere fino magari a 120, 125 anni. Mettiamola allora su una cosa un pochino più, quella cosa che ti fa più paura dal punto di vista, diciamo, credo forse di interpretare anche la domanda professionale nella vita di tutti i giorni, insomma, se hai, a parte la paura dei ragni, eccetera, se c'è qualcosa che ti dice, vabbè, quella cosa di magari preferisco non farla, ecco, mettiamola in questo modo, se dovessero dirtelo. Che cosa svicoli nella tua giornata? Svicola la cosa che più per paura è proprio voglia, cioè non ho voglia di fare. Io penso che già siamo, tante volte bisogna fare delle cose un po' svogliatamente, però bisogna farle, no? Quindi quando posso scegliere di poter non fare una cosa perché non ho voglia di farla, non la faccio. Ho imparato un po' a selezionare le cose e a fare delle scelte che mi facciano stare felice e non per forza a posto, sempre con tutti gli altri. Ho iniziato a imparare. Cioè, ho imparato a scegliere cose che mi piace fare e che mi fanno stare a posto con me stessa. E non scelte che per forza poi devono far contenti sempre tutti gli altri. Ecco, allora ti aggiungo io questa domanda. In questo mondo che tu frequenti ormai in maniera professionale ad altissimo livello da qualche anno, succedono queste cose spesso? Succede che ti trovi nella condizione di dover fare delle cose per forza? Non per forza, credo che a volte comunque bisogna passare per delle cose per capire poi dopo realmente cosa si vuole e dove si vuole andare. Quindi comunque sono esperienze, però a prescindere dal lavoro o meno ho imparato magari a fare delle scelte che fanno felice a me come persona, prima di tutto che come artista e cantante conosciuta, proprio una questione proprio personale, imparare a fare delle scelte che poi possono essere lavoro o anche vita normale di tutti i giorni che magari rendono più felice me. Domanda per Emma da Sabadù.
così si firma. Quando hai capito che volevi fare questo mestiere nella vita? Da una marroncina scatenata a un grosso in bocca al lupo per il tour soprattutto. Credi. Ma quando proprio hai deciso, hai capito che l'avresti voluto fare? Da grande. Ti ho fatto questa domanda anche perché, sapendo e avendoti sentita più volte, questa cosa è una cosa che tu hai da sempre un po' innata, però devi forse anche un po' ai tuoi genitori e tuo papà in particolare. Sì, la passione per la musica c'è sempre stata a casa mia fin da quando ero bambina, però è stato da grande, intorno ai 20 anni, che ho iniziato a capire che magari poteva essere il mio lavoro, comunque che avrei lottato per farlo diventare il mio lavoro. Comunque da bambina non sognavo di fare la cantante, prima volevo fare la ballerina, poi la non lo so, la veterinaria, la psicologa, no? Per le varietà si passa, no? Si passano tutti questi lavori, questi cambi di lavoro. Poi da grande ho capito che forse... Però da grande, tu dici giustamente, da grande ho capito che avrei voluto fare questo lavoro. Però da grande, quindi non più proprio ragazzina, hai affrontato andando proprio nei piccoli pub, nei posti piccoli. Sì, magari... io ho iniziato, no, nei localetti suonavo già da bambina con mio padre, no? Io a 9 anni già, diciamo, che stavo in giro. Stavi in giro. Poi sì, crescendo, diciamo che i localetti magari non mi bastavano più, dovevo proprio fare i dischi, fare le cose fighe. Quindi sono spinta un po'. Ti sei un pochino. E naturalmente poi ha affrontato i provini per amici, eccetera. Nell'ambito lavorativo, lo chiede Chiaretta 6, questo, nell'ambito lavorativo hai fatto numerose esperienze, hai affrontato palchi anche molto importanti. C'è qualcosa di cui ti penti di aver fatto? No, niente. Fino adesso nulla? Niente. Ma non credo, io non sono una persona che si pente. Anche per una questione di orgoglio, ma quando decido di fare una cosa è perché so già di volerla fare fino in fondo, quindi trovo difficile pentirmi per qualcosa. Allora adesso ti faccio questa domanda, ma fai il conto che è un po' lo dico anche a chi ci sta seguendo, naturalmente lo faccio per una questione legata ai tempi e al numero di domande, perché molte è un resoconto. Sì, perché molte si moltiplicano. Questa diciamo che è un po' la somma di varie domande, però tanti te la fanno questa. E tanti si presentano quasi scusandosi all'inizio per questa cosa che dicono. Ciao Cucciola, lo scrive Monica Innocente da Firenze. È un onore poterti scrivere e pensare che ad amici ti snobbavo, ma è proprio vero, solo gli stupidi non cambiano idea. Io sarò a Firenze e non immagini quanto Firenze ti ami, ti consideriamo anche un po' fiorentina, così continua così che l'amore per te è oltre. Fondamentalmente molte delle domande che sono arrivate in questo faldone dicono: inizialmente quando ti ho conosciuta non mi piacevi, o non mi arrivavi, o non capivo, o eri addirittura qualcuno scrive eri troppo grintosa per me. Poi in realtà, conoscendoti pian piano e seguendoti non solamente ad amici ma magari nelle interviste, nelle cose che hai fatto eccetera, a Sanremo, ho capito che c'era un'altra Emma dietro l'Emma che si vedeva subito. E lei dice giustamente: sono gli stupidi non cambiano idea. Bene, di fronte a questa cosa, di fronte alle tante persone che sicuramente hanno cambiato idea, parliamo del, se vogliamo toccare per un secondo i social network, ma oltre 1 milione di fan su Facebook, 1 milione, cioè veramente un sacco di gente, su Twitter tantissimi, insomma, quindi molta gente che probabilmente ha cambiato idea. A queste persone, che cosa pensi di aver dato? Perché hanno cambiato idea nei tuoi confronti? Che Beh, cosa è passato di Emma? Che subito, voglio dirti, sì, aggiungo, proprio questa tua grinta e tua forza parte un pochettino la gente, magari un pochettino, capito? Infatti io non do torto a loro, cioè loro hanno ragione, perché io so di avere questo carattere, questa irruenza che a volte può spaventare, può destabilizzare, può far pensare altro. Mi succede nella vita normale, no? Quelli che adesso sono i miei migliori amici, all'inizio mi hanno sempre detto: guarda, tu ti odiavo, me le davi l'impressione di essere una grandissima stronza, antipatica, presuntuosa. Poi, conoscendomi meglio, hanno capito che c'è tutto un mondo dietro questa corazza e sono diventati quelli che adesso sono i miei migliori amici. Quindi io capisco loro e capisco il fatto che piano piano la gente si sta aggregando e si sta avvicinando nei miei confronti, perché anch'io sto facendo un percorso nei loro confronti, no? Mi sto facendo vedere, ho fatto vedere negli anni alcune parti di me mentali, sentimenti, cioè proprio private, che mi hanno fatto magari vedere in maniera diversa. E quindi pian piano la gente magari si accorge delle sfumature, no? Che poi sono quelle che fanno le persone, le sfumature, e quindi si sono magari hanno iniziato a affezionarsi. Perché io non sono partita subito da amici con 1 milione di fan, ne avevo 50.000,
poi 60.000, poi dopo il primo tour, poi la gente ti vede dal vivo, e quando la gente ti vede dal vivo, ecco perché il tour è importante, è fondamentale. Senza telecamere, senza filtri, vede la vera persona. Perché sul palco aggiungo ti faccio poi continuare, aggiungo che questa è la risposta, cari amici che state seguendo, grazie alla stampa web, è l'aggiunta a tante altre domande che gli hanno chiesto, ce ne sono veramente tante, grazie, so che stai rispondendo. Figurati. Che cosa provi dal vivo, che cosa pensi che possa dare di più un concerto? Il palco dà la possibilità alle persone innanzitutto di vederti in maniera reale, tra virgolette, ovvero senza la telecamera, senza è tutto molto più immediato. E poi il modo che ho io di fare i concerti, io durante i tour, i ragazzi lo sanno, mi vengono a vedere, ho un modo anche di comunicare con loro. Loro non sono spettatori, loro fanno il tour con me, c'è un flusso di energie che si muovono insieme, quindi loro non restano lì impassibili a subire la mia musica, ma vengono, io li incoraggio, li esalto a gridare, a cantare, a stare, vabbè, molto spesso ci sono anche dei momenti in cui la gente arriva anche a salire sul palco. Anche qui, perdonami se entro dentro, ma ci sono parecchie domande di gente che dice: è vero che tiri su una persona sul palco ad ogni data? È successo, sì, poi ogni tour cambiano le cose, succedono cose nuove, perché è veramente, non è solo un modo individuale di dire queste sono le canzoni dal vivo. No, il tour è un momento di divertimento, di condivisione di tante cose. Loro fanno parte del progetto. Non sono per me non devono essere un pubblico passivo che sta lì solo ad ascoltare. Quindi è bello intervenire, scherzo con loro, faccio le battute. E quindi secondo me anche attraverso i tour pian piano la gente ha iniziato a vedere una parte di me diversa, una parte di me nuova. Infatti molto spesso mi è capitato di conoscere i fidanzati delle ragazze, no? Che all'inizio dicevano: guarda, la mia fidanzata mi ha costretto a vedere qui, ma lo sai che dal prossimo concerto sono io che porterò lei, perché mi sei piaciuta tanto dal vivo, sei diversa. Quindi secondo me anche i live in questo mi hanno aiutato molto a far capire chi è Emma veramente. Piano piano la gente mi segue, mi vuole bene, e poi anche in questi social network sono molto utili, certo. Su Twitter ci scambiamo le cose. È bello, è figo. Pian piano stiamo crescendo, è una famiglia fatta per è bene. Una famiglia. Una famiglia che chiama la mia famiglia, sì. Allora, dunque, ciao Emma, fan catanese. Vorrei chiederti qual è la canzone che più ti rispecchia, se è possibile dirlo. Sei bravissima, ti seguo dal programma Lucky Star, addirittura. Sei eccezionale in tutto e non me lo devi dare a nessuno. Resta come sei. Buona fortuna per tutto, ti auguro il meglio, eccetera, eccetera. Grazie. Ma non c'è una canzone in particolare, credo che ogni canzone ha sicuramente qualcosa di me, qualcosa che mi rappresenta. Non credo che nel momento in cui, cioè, è brutto racchiudere una persona in una canzone, cioè, capisci, no? È un concetto un po' allargato, però sicuramente da ogni canzone in ogni canzone c'è una piccola parte di me. Non vorrei mai che esistesse una canzone capace di racchiudermi, sarebbe troppo poco. Allora a questo punto seguo con altre domande, tante, che ti chiedono perché non scrivi più canzoni tu. Cioè, nel senso, per esempio, tutti quanti sono rimasti colpiti dalla canzone che hai scritto per Antonino, che ad Amici sicuramente ha fatto un bel botto, perché sì, è servita molto anche Antonino, perché quando l'ha cantata veramente si è ribaltato il teatro quella sera. Canzone scritta da te, per l'amicizia che hai nei suoi confronti, per comunque una situazione che stavi vivendo emotivamente, ti chiedono perché non ne scrivi di più. Ma io le canzoni le sto scrivendo, c'è un cassetto pieno di canzoni in realtà. Aspetto il momento giusto, aspetto il momento in cui io mi sento pronta psicologicamente a cantare delle cose che scrivo, perché a volte sembra che debba essere tutto così plastico, quasi così materiale, no? In realtà non è facile scrivere delle cose che comunque nel momento in cui tu scrivi sicuramente stai parlando di te, di una cosa che parla di te, che rappresenta te, quindi bisogna sentirsi pronti psicologicamente e proprio nell'anima a venire fuori con delle cose scritte da se stessi. Quindi Antonino, diciamo, è stato il primo passo, lui mi ha dato, in realtà è stato lui forse ad aiutare me, no? Mi ha dato il coraggio di venire fuori come autrice, quindi è stato uno scambio di cose. Perché io questa canzone non l'ho scritta per lui, io questa canzone l'avevo scritta per te. A prescindere, avevo scritto questa canzone, sapevo che lui l'adorava,
stava venendo fuori col disco, gli ho voluto fare un regalo a prescindere da tutto. Poi è andato benissimo e la canzone è stata... Però quello è stato magari il primo passo per venire fuori come autrice. Non è detto che nel prossimo disco non ci siano dei miei brani. Quando tu l'hai scritta chiaramente per la tua situazione emozionale. Antonino l'ha cantata. Mm. Io ho visto quando l'ha cantata, veramente lui ha tirato fuori l'anima e ha una voce pazzesca. L'ha fatta subito così anche in casa quando te l'ha trovata? Sì, perché lui capisce il vero senso di quella canzone, quindi se per me è l'unica persona in grado di cantarla. Quindi questo è anche un modo per dire che a volte si pensa che è brutto quando la musica diventa veramente un lavoro per fare, per muovere soldi, punti si ha e sta roba qua, no? La musica deve rimanere, per quanto mi riguarda, il più possibile deve rimanere una cosa emozionale. E quella canzone lì poteva cantarla solo lui. Allora, altra domanda per quanto riguarda Emma, ce ne sono tante, questa è di Pami 93, è molto lunga, però ti chiede. Volevo dirti, ti dice delle cose dove dici ti voglio bene, eccetera, poi dice: volevo dirti di non dire più che sei una camionista, perché non è assolutamente vero. E le tantissime foto di te in costume lo dimostrano. Sei una gran gnocca, punto. Detto questo, volevo sapere che rapporto hai con tuo fratellino e poi il tuo amato Gaetano, che in questo periodo ovviamente per fortuna vedi poco perché stai lavorando tantissimo. Non vedo l'ora che arrivi alla Tata di Verona per il concerto dell'anno con la tua amica con Alessandra, e anche lì poi toccheremo il tasto. Che purtroppo quest'anno non potrà venire nessuno, del tutto resta a Milano, eccetera, eccetera. Ma io non trovo niente di male, cioè c'è chi me lo dice per offendermi, diciamo che sono una camionista. Io la prendo a sorridere perché sinceramente è bello guidare il camion. E comunque bisogna essere anche capaci di essere camionisti. Perché comunque sono una persona che non ha mai puntato sul. Non ha mai avuto bisogno di puntare sul suo corpo per fare quello che ha fatto. Il fatto che non abbia mai puntato sul mio corpo e magari mi sia sempre fatta vedere scarpe da ginnastica piuttosto che stivaletti non vuol dire che magari non sia una gran figa anch'io. Solo che mi spoglio meno. Detto questo, questo per incoraggiare tutte le donne a essere quello che sono in tranquillità. Vedendo una minigonna e un paio di vecchie spille non fanno di te una cosa che non potrai mai essere. C'è dell'altro, c'è dell'altro, perché molte donne, secondo me, la femminilità non è data da una minigonna e un paio di tacchi. Se una donna è donna dentro, se lo dimostra a casa propria e attraverso tante altre cose, quelle sono le vere donne per quanto mi riguarda. Poi mio fratello, parliamo di cose divertenti, mio fratello è un tasto dolente perché... Ti ho visto che hai fatto così con la faccia? Perché mi manca tanto. Perché è la parte della famiglia che mi manca tanto, più che altro perché siamo sempre cresciuti insieme. Io sono vissuto con i miei fino a 25 anni, quindi sono veramente cresciuta con mio fratello e adesso mi rendo conto che sto perdendo, nonostante ci sentiamo e ci amiamo come i matti, quando vivi lontano da casa automaticamente acquisisci delle cose ma ne perdi delle altre. Distacco, non distacco, però perdi le giornate con loro, perdi cambiamenti, perdi... Però vabbè, mio fratello lo sento vicino e la parte che mi completa. E poi il mio cane, beh, adesso in vacanza, in college. È in college? Sì, in Salento, perché deve rimanere un cane tamarro. È giù in Salento, che scorrazza, libero e felice in campagna. Appena finisco il tour, cercherò di convincere i miei genitori a ridarmelo perché si sono affezionati un po' troppo. Io l'ho visto che era piccolo così. Adesso è un bestione. Allora, anche qui compendio di varie domande, non me ne vorranno gli amici che stanno seguendoci su stampa web, via internet, se non faccio tutti i nomi di tutti, ma insomma riconoscerete nelle domande che faccio alcune delle vostre domande, quindi perdonateci, ma è solo per una questione di tempo. Hai detto prima: regalo alla gente che mi segue molto del mio intimo, addirittura cerco di farli entrare il più possibile sul palco, quando mi esibisco dal vivo addirittura tutta me stessa e li faccio salire sul palco, insomma cerco di coinvolgere il più possibile. Quanto Emma riesce, ci chiedono in tanti, ti chiedono in tanti, scusami, riesce a trattenere per sé? Per
perché il tuo lavoro, il lavoro di un artista è ovviamente mettersi completamente fuori, no? Sì. Alla luce del sole, in quelle che sono le cose pubbliche, ma evidentemente, come hai visto, anche in quelle private. Ma c'è un angolino che tieni per te, ti chiedono? Assolutamente sì, sicuramente c'è una parte di me che è piccola, ma è rimasta veramente un piccolo spazio che sicuramente terrò sempre solo per me. Però è stata una mia scelta. È stata la mia scelta gestire, tra virgolette, gestire le persone in maniera personale. Non ho mai voluto mettere terze persone, una casa discografica, in mezzo tra me e i fan. Infatti ci ho litigato, mi sono esposta, perché quando c'è da bacchettare bacchetto, quando c'è da festeggiare festeggio con loro. È stata la mia scelta, esprimermi al 100% con loro, senza passare per la casa discografica, senza passare per terze persone che scrivano per me. Infatti loro lo sanno, io scrivo attraverso Twitter, quello che scrivo io lo scrivo io. Però io credo che i miei, le persone che mi seguono, si meritano tutto questo, perché dischi di platino, singoli d'oro, concerti pieni. Se io non avessi tutto questo, non sarei, non potrei fare mai questo lavoro. E quindi è un nostro scambio, e ti dico, è comunque diventata per me una cosa naturale svegliarmi la mattina e mandare il buongiorno al mio forum, o dire, per dire, ragazzi, sono stanca morta, sto andando a Torino, ci vediamo in piazza. Perché poi veramente diventa una cosa naturale, come svegliarsi la mattina, mandi il buongiorno a mamma, papà, la tua famiglia, e poi ti dedichi anche alle tue persone, saluti loro, fai i video per Natale, perché sono la mia famiglia un po', no? Perché poi in giro per l'Italia 3, 4, 5 mesi, se io lo sento che al di là del successo, del personaggio, c'è reale affetto nei miei confronti, me lo dimostrano, me l'hanno dimostrato anche ultimamente, mantenendo quella discrezione e quel rispetto che ho sempre cercato e che loro mi hanno sempre dato. Quindi credo che si meritano tutto quello che io cerco di dargli. In questo caso cito il nome di questo amico, che si chiama Gian Maria, perché mi ha colpito, in mezzo a tante ragazze della tua età, sicuramente molte anche più giovani, il fatto che la sua mail parte così: sono un tuo fan di 54 anni, mia figlia è pazza di te ed è stata lei a contagiarmi. Volevo farti i complimenti perché sei una bravissima cantante, ti stimo tanto come persona. Quest'anno ci rivediamo al tour a Caserta, Pestum, a Sant'Egidio di Montalbino. Saranno le prime file per te, sei una grande. Volevo chiederti cosa provi nel sapere che ci sono molte persone che ti seguono e non sono solo dei ragazzini, ma anche degli adulti come me. Un bacio forte, Gian Maria. Beh, è un onore, perché anche questo è stato un processo lento, ma strutturato bene, perché io sono partita comunque, avevo un seguito comunque più piccolo, no? di persone di età un po' più piccola, e va benissimo, però pian piano, facendo cose nuove, esperienze nuove, io mi sono resa conto che anche il target delle persone è cambiato. Quindi c'è il ragazzo, a prescindere dalla ragazza, dalla fidanzata, ci sono i ragazzi, ci sono le famiglie, ci sono gli adulti, no? Perché nel mio tour viene fuori la parte infantile, la parte dello scherzo, ma nel mio tour viene fuori anche la parte della donna che sta crescendo, che sta maturando, che lancia anche dei messaggi abbastanza forti dal suo palco, sia per magari presentare una canzone in particolare, o perché viene fuori un argomento e se ne parla pubblicamente. Infatti a volte mi presento in giro e dicono che sembra che sta facendo i comizi. Quindi io provo un grandissimo onore essere seguito da persone più grandi, perché forse anche in questo ho migliorato la mia comunicazione nei confronti degli adulti, certo, e non solo nei confronti dei ragazzi un po' più piccoli. Allora, ancora pochissimo, purtroppo il tempo sta veramente volando via. L'ultima cosa, non possiamo non parlare di questo tour e parlarne in maniera un pochino più approfondita. Allora, cari amici che state seguendoci e che amate Emma, il 10 luglio parte da Cattolica un tour che girerà l'Italia, la vedrà impegnata in varie date, sicuramente tutti i fan lo sanno, che ci sta seguendo può frequentare il suo forum tranquillamente con tutto, però anche qui io chiudo questa nostra chiacchierata con tante delle domande riassunte in una sola, che chiedono: cosa ci sarà dentro? Che canzone ci darai? Come organizzato? Ci puoi anticipare qualcosa? Cioè, anche noi siamo molto in questo momento work in progress, abbiamo appena terminato di fare le prove, diciamo, dei brani a Roma, adesso ci sposteremo a montare il tutto a Cattolica
ancora anch'io non ho preso ancora conoscenza del palco, ma sicuramente come ogni tour ci sarà un misto di tutto. Le canzoni un po' più emozionali, il rock non può mancare, così come non mancheranno i ritmi del reggae. Mm-hmm. Il mio mondo. Ci saranno delle cover? No, no, quest'anno roba. No, quest'anno è tutta roba mia. Vedi, questa per un'altra. Però sicuramente si accorgeranno che del cambiamento, dell'evoluzione che ho dato, che ho fatto fare i pezzi, che sono stati tutti riarrangiati, quindi probabilmente all'inizio avranno difficoltà a riconoscerli, ma poi sono convinta che apprezzeranno, come hanno fatto anche gli scorsi anni, i cambiamenti che mi piace fare durante il tour. Però non mi piace mai riproporre il disco dal vivo, bello dare nuovo senso ai pezzi, nuove sonorità, cioè, ci sono molti suoni elettronici, c'è uno studio un po' più forte sul suono rispetto magari agli altri tour. Allora vi aspettiamo tutti quanti sicuramente alla prima data di Cattolica, se potete, se no alle altre, ritroverete le date chiaramente sul sito. Beh, che posso fare che ringraziare e dare un forte bacio ad Emma. Grazie. Adesso andiamo a farci un bel panel su Twitter e Facebook al DAMS qui a Torino, nella iniziativa davvero encomiabile degli MTV Days, che portano avanti per tutto il weekend la grande musica, e chiaramente anche Emma qui a Torino. La stampa web vi ringrazia, continuate a seguirci. Tutti. Io, per quanto mi riguarda, invece oggi pomeriggio tornerò qui in redazione a scrivere un pezzo sulla tournée di Emma, magari vi racconto anche qualche cosa in più. Quello che ci siamo detti oggi. Grazie a tutti. Ok, ci vediamo in tour, grazie, ciao, un bacio, ciao a tutti.